Allora, prima cosa, uno, oggi bisogna lavorare, per cui per favore, priorità, quando si fa una pausa non starete per mezz'ora, massimo 5-10 minuti. Ha senso fare queste cose, spendere i soldi che stiamo spendendo, che fra l'altro qualcuno di voi avrà sicuramente donato, se cerchiamo di spremere queste opportunità al massimo. Qui si lavora. Seconda cosa, come ho sempre detto, continuo a dire, se vogliamo avere la minima possibilità di avere un impatto in questa lotta disastrosa, perché è veramente, ci siamo delle formiche contro giganti, e bisogna organizzarsi in questo modo. Noi siamo gli unici d'Italia che invece di fare le sciocchezze fanno queste cose qua, Rimini, Milano, questa, e spero che faremo delle altre, cioè altissimo livello di preparazione per armarci. Io domani vado a incontrare Zamparini, che ha dei soldi, io spero di spremergli dei finanziamenti per creare in Italia una think tank MMT dove possiamo fare un lavoro veramente serio, cioè avere degli economisti, avere dei lobbisti che fanno un lavoro politico e via dicendo. Questa è la serietà di questa cosa. A Rimini abbiamo avuto 2.180 persone, il 90% erano delle perdite di tempo. Ahimè, questa è la realtà. La gente in Italia va alle feste, non capisce come stanno le cose. Ultima cosa è questa, i personaggi che io vi porto, e incluso me naturalmente, sono persone di altissimo livello. In questo caso abbiamo Warren Mosler. Allora, avete davanti, io non sto fare i discorsi lunghi, avete davanti un uomo che si siede davanti al governatore della Banca Centrale Americana, Ben Bernanke, e gli parla come se questo fosse uno studente delle medie, e Bernanke non capisce niente. Cioè, questo è il livello dell'uomo che avete davanti, un uomo che, come vi spiegherà lui stesso, nel corso della sua vita non solo ha sostanzialmente inventato la MMT, ma ha anche salvato l'Italia in un certo senso. Quando nel 91-92 incontrò il nostro ministro delle finanze e gli fece capire che non esisteva una crisi del debito italiano, una crisi del default italiano. Immaginate cosa sarebbe successo se questo non fosse accaduto e l'Italia avesse seguito già allora il disastroso percorso dell'austerità di oggi. Vuol dire lavoro, famiglie, milioni di persone, sofferenze, eccetera. Quindi questa è la statura dell'uomo che abbiamo davanti. Adesso dico un'altra cosa, la giornata si svolgerà in questo modo. Io comincio con lui a fare una serie di domande che devono inquadrare i temi fondamentali che noi studiamo, che dobbiamo chiarire una volta per tutte. Dopodiché facciamo una piccola pausa e dopo, per le rimanenti, se si spera, 2 ore, e deve diventare un dialogo di queste persone che siete voi, che, come diceva Rimini, spero si pongano come protagonisti, e Warren Mosler. Allora, io, ultima cosa, e poi comincio con le domande. Qualcuno dice, tu sei un esterofilo, porti gli americani, porti i francesi, perché in Italia c'è un sacco di gente in gamba che sa le stesse cose e potrebbe fare la stessa funzione. E la risposta è assolutamente no. Io, fino a quando cominciai la mia ricerca sul grande crimine, andai subito da William Black in America perché sapevo che sono italiani. Se la sono presa moltissimo, gli accademici italiani si sono incazzati come delle pantere e hanno detto che io faccio questa roba perché sono questo esterofilo, eccetera. Allora, diciamo, facciamo un discorso. Se nel Rinascimento un tedesco avesse chiamato Raffaello a insegnare pittura in Germania e se qualcuno gli avesse detto, ma cosa chiami Raffaello? Ci sono tanti pittori tedeschi validi, no? Cioè, che senso ha chiamarlo così? No, non è vero. Al mondo c'era un Raffaello, c'era un Tintoretto, c'era un Caravaggio, stavano qui, non stavano in Germania. E il tedesco avrebbe fatto bene a chiamare Raffaello, ok? E nel mondo che noi trattiamo, nella comprensione di come funzionano veramente le economie del debito e degli stati, ci sono solo queste persone oggi al mondo che sanno veramente spiegarci. Non ci sono gli italiani, è inutile che se la meglio, non sono capaci di fare queste cose e non le capiscono neanche. L'abbiamo anche visto a Milano la scorsa settimana, Dello Fiore, una persona gradevolissima, preparatissima, ma non ci arriva, è inutile che ci arriva. Allora, ok, comincio con la prima domanda. Ok? La prima domanda è questa che gli faccio. Warren Mosler, tu sei
uno squalo della finanza speculativa che ha creato, non dico nel tuo caso, ma ha creato delle tragedie internazionali, soprattutto in termini di vite umane, o sei un uomo che si è dedicato alla economia sociale, all'economia salva vita, salva nazione, insomma chi sei per le tue? E come le metti assieme? Non si sente niente, adesso sì, ok. Grazie per avermi invitato, mi scuso tanto per essere arrivato in ritardo. E i miei antenati sono lituani, se questo può servire a spiegare il mio ritardo. La risposta è sì. Sì, ho dedicato la mia carriera al settore finanziario. E le persone che mi hanno permesso di guadagnare si chiamavano Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Credit Suisse, la Società Generale. Ecco, erano queste le persone con cui ho lavorato. E se prendere soldi da loro è stato un crimine, me ne scuso subito. Ma mentre svolgevo appunto questo lavoro, ho imparato come funziona effettivamente il sistema monetario. I am what you would call a 40-year insider in monetary operations. Praticamente sono un insider da 40 anni nelle operazioni monetarie. Io sono cresciuto proprio nell'ambito bancario negli anni 70, negli anni 70 del Novecento. E andavo regolarmente in visita alla Federal Reserve. Parlavo ai ricercatori, ai dipendenti della Federal Reserve. E a volte mi incontravo anche con dirigenti. Per esempio, mi sono incontrato con il presidente Bernanke due volte. Una volta quando era alla Casa Bianca, e prima quando era alla Federal Reserve. C'è qualcuno che lavora alla banca centrale fra di voi? E mi promettete di non dire a nessuno? Non lo prenderei a lavorare per me neanche solo per farmi il caffè in ufficio. But he is not a bad person. Non è una cattiva persona. He's an academic. È un accademico. A Princeton professor. Un professore di Princeton. Very nice. Book smart. Beh, una persona, uno studioso, gentile, che ha guadagnato un sacco di soldi. Very straightforward person. E quindi una persona anche molto onesta. So is the rest of the staff at the Federal Reserve. E così sono anche tutte le altre persone che lavorano alla Federal Reserve. L'unica persona che ho mai conosciuto la Federal Reserve che ho pensato potesse essere coinvolta in un qualche cosa che andasse al di là del lavoro che faceva era un membro del consiglio di cui nome non farò, che veniva da Morgan Stanley. Ma a parte questo, sono tutti degli accademici ed è per questo che ho intitolato il mio libro L'economia delle frodi innocenti. Praticamente creano delle grandi frodi ma non sanno fare altrimenti. Ecco, questi sono stati quelli che ho conosciuto. Questa mia esperienza mi ha fatto capire chiaramente esattamente come funziona il sistema monetario. Dovevo saperlo per riuscire ad avere dei buoni risultati. Adesso voglio farvi un esempio. Il Presidente degli Stati Uniti
Republican opposition, e l'opposizione repubblicana, have all said the American government has run out of money. Hanno, tutti continuano a dire che il governo americano non ha più soldi. E quindi deve prendere a prestito capitali dalla Cina per essere in grado di continuare a spendere. E sono andati in continuazione in Cina per parlare con i banchieri. Make sure they can finance per essere sicuri di potersi finanziare l'Afghanistan e la sanità. E questo è una stupidaggine assurda. You were to pay your taxes, se voi doveste pagare le tasse al governo federale with actual cash, con dei soldi contanti, some old $20 bills, diciamo delle banconote da $20, you give them the money, gli dareste questi soldi contanti, they give you a receipt, vi darebbero una ricevuta, maybe they say thank you, e forse vi ringrazierebbero pure. And they wait for you to leave the room. E poi aspetterebbero che ve ne andate. And then they throw the bills in the shredder. E praticamente prenderebbero le banconote e le metterebbero quella macchina che macina la carta. This is truth. E questa è pura verità. You can buy shredded money in Washington. Si può comprare praticamente, si possono comprare banconote tagliuzzate a Washington. The last time I gave this talk in the States, l'ultima volta che ho fatto una conferenza di questo tipo negli Stati Uniti, quello che tritura i soldi è venuto da me e ha detto sì, ero proprio io quello che faceva questo. How does taking your money, throwing the shredder, pay for anything? E quindi prendere i soldi della gente e metterli nel trinciacarta, che cosa serve? Che cosa serve a pagare? Non serve a niente. It doesn't pay for anything. Non serve a pagare nulla. There's something else going on. C'è qualche cos'altro dietro tutto questo. How can the president say quindi we've run out of money? Il presidente come può dire non abbiamo più soldi? When you give him the money, he throws e quando gli si danno questi soldi li mette nel trituracarta. Last month, when il mese scorso quando l'Irlanda doveva ripagare il proprio debito to the European Central Bank, alla Banca Centrale Europea, it was pointed out, si disse after they repay the loan, che dopo che avessero ripagato il debito, the funds disappear into the central bank computer. They're just i fondi praticamente erano scomparsi nel computer della banca centrale, praticamente così. Come scomparsi? E allora la domanda è perché dobbiamo continuare a pagare se questi soldi vengono distrutti? So there's something else going quindi on. Ci deve essere un qualcos'altro dietro tutto questo. Now I go to the Federal Reserve and we know adesso how the government spends Federal Reserve e io so come il governo spende i soldi. When I get my social security check, quando mi arriva l'assegno della previdenza sociale, cioè la pensione corrispondente, I look at my computer screen, io guardo lo schermo del mio computer and I can see my account, e vedo il mio conto, $4,000. All of a sudden, improvvisamente, blablabla, succede qualcosa. It says $5,000. E si vede $5,000. What did the Federal Reserve do? E che cosa ha fatto la Federal Reserve? Did they take a gold coin and smash it into the computer? Praticamente hanno preso una moneta d'oro e l'hanno spiaccicata dentro il computer. No, they just changed the number. Hanno semplicemente cambiato il numero. From a 4 to a 5. L'hanno fatto diventare un 5. That's where all the dollars come from. Ed è da lì che vengono questi that's dollari. People say, oh, that's la gente money. Dice, sì, stampa carta moneta. Okay, so let me just so seeing this. Ecco, vedendo questo stato di cose. The question is, how did I become so? A questo punto ci si può chiedere come ho cominciato a interessarmi allo stato sociale. I could not stand by and watch this country. Non potevo stare lì a guardare tutti i paesi del mondo destroying itself. Si distruggevano se stessi. Because they believed we had run out of money. Perché tenevano ed erano sicuri che lo Stato non avesse più soldi. When everyone in the central bank knows there is no such thing. Praticamente tutti quanti nelle banche centrali sanno esattamente che non stanno così le cose. The European Central Bank, la Banca Centrale Europea, they got 500 billion euro last week. Ah, praticamente last month. Ah, dato via 500 billion euro. What?
500 miliardi di euro. They called it LTRO. L'hanno chiamato LTR. LTRO, il fondo salva stati. They can call it anything they want. Possono dargli il nome che vogliono. Nobody asked where it came from. E nessuno ha chiesto da dove venivano questi soldi. They come from the same place e venivano dallo stesso posto da cui vengono i dollari americani. Hanno semplicemente cambiato i numeri. There is no money shortage. Non esiste mancanza di soldi. Non esiste una cosa del genere. E mi sono reso conto che il motivo per cui al momento in cui si parlava di austerità nel 94, 95, 93, Ross Perot he became popular based on fatto popolare adesso raising the alarm about balancing the budget. Proprio parlando di pareggio di bilancio, lasciare il debito ai nostri figli. Unemployment was through the roof. Ovviamente, chiaramente, questo lo ha fatto diventare popolarissimo. There was no such problem. Ma non esisteva questo problema di cui parlava. I felt compelled to speak out. Io mi sono sentito obbligato a parlare, ad alzare la voce. As a matter of conscience. Proprio una questione di coscienza. You see somebody drowning, se si vede qualcuno che sta negando e si sa nuotare, you offer to help. Allora viene naturale cercare di aiutarlo. Maybe nobody listens, but you offer to help. Forse nessuno mi sta a guardare o ascoltare, però l'aiuto viene offerto. Se si è un medico, si vede una persona che sta morendo dissanguata, alcuni medici decidono di aiutarla. That's it. Ecco qua, è semplicemente una questione di coscienza. Ok, allora adesso io faccio alcune domande, cominciamo ad andare un po' sparati. E, allora, no, faccio le domande in inglese, in italiano, tutte e due. E se tu traduci solo la risposta. Ok, short answers. Okay, parliamo del default possibile del sistema euro, ok? Quindi ritorniamo a bomba su questo problema. Ok, we're talking about the possible defaults of nations within the eurozone. Yes. Okay, so we have this myth about Zimbabwe in Africa, we come to Africa. Now, point number one, is say that the euro disappears and we regain sovereignty like liras or euros or something. Okay, so massive currency depreciation, is that going to happen? Ci sarà un deprezzamento della nuova moneta che perderà completamente di valore, varrà il 70% meno di quello che vale l'euro? Would that happen? A massive depreciation of the new euro? There might be a one-time adjustment. Sì, ci potrebbe essere anche un aggiustamento. Going back to the lira is quite simple. Ritornare alla lira è piuttosto semplice. The government stops taxing in euro. Il governo smette di tassare gente in euro. And instead starts taxing e invece comincia a tassare nuovamente solo in lira. Now there's a tax e adesso c'è una tassa che nessuno chiede. So now people need una tassa in qualcosa che nessuno possiede. Cioè quando introduce le nuove lire e il governo tassa in lire, a quel punto nessuno le ha ancora le lire, per cui c'è una tassa in qualcosa che nessuno ancora possiede. Yes. Okay. Now there's a dire e adesso a questo punto c'è un bisogno disperato di lire. If you can't pay your taxes, se non si riescono a pagare le tasse in lire, you can lose your house, your si car. Può perdere la casa, la macchina, si può perdere tutto. People need lira. Quindi la gente ha bisogno di lire. Now the government a questo punto il governo comincia a pagare in lire. That lira immediately has e value queste lire immediatamente acquisiscono valore it's required for perché taxes. Sono necessarie per pagare le imposte. Depending on what the a seconda di quello che il governo decide di pagare in lire there could be a one-time adjustment. Ci potrebbe essere un aggiustamento univoco. If it decides to pay, per esempio, se decide I'll di pagare, much, diciamo, troppo, e questo è un importo da decidere, there could be a one-time allora ci potrebbe down. Essere un aggiustamento verso il basso.
una parte, ma se decide di pagare troppo poco, allora ci potrebbe essere un aggiustamento, una tanto verso l'alto. Quando è arrivato l'euro, che cosa è successo? Tutti hanno cominciato a tassare in euro. Immediatamente quindi c'è stata una grande domanda di euro. Tutti venivano pagati in euro. E quindi i soldi che loro ricevevano in pagamento servivano a soddisfare la domanda. E c'è stato quindi un aggiustamento, un adatto di valuta. Da questo punto in avanti, la politica pubblica determinava quello che sarebbe avvenuto alla valuta. Quando per esempio nel 94 c'è stato il problema in Messico, la valuta è calata del 70%, ma si è trattato di un aggiustamento, una tassa, e da allora le cose sono andate avanti così. Quando c'è stato il problema nel 98 in Russia, anche qui un aggiustamento, una tanto, ma la valuta è andata dal 6,45 a 28 ed è lì rimasta successivamente. Quindi se si fa un grosso errore con la propria valuta, si può fare un aggiustamento, una tanto. E questo aggiustamento, una tanto, ma è molto diverso dall'inflazione. Ok, seconda cosa, una delle paure è la fuga dei capitali. Ci sarà la fuga dei capitali dall'Italia, i business toglieranno i soldi, scapperanno via tutti con gli investimenti, ok? Capital flight, massive danger, or just a fact? With a floating exchange rate currency, con una valuta a tasso di cambio variabile, fluttuante, what we call a fiat currency, quella che noi chiamiamo la valuta fiat, diciamo che non esiste una cosa che si possa definire fuga di capitali the way people think. Nel modo in cui la gente tende a pensare. L'idea della fuga di capitali viene dallo standard aureo, dal gold standard. Quando l'oro usciva dal paese a causa di un problema commerciale, un deficit commerciale, si compravano prodotti all'estero. E quindi all'estero prendevano i vostri soldi. Andavano alla vostra banca centrale, prendevano l'oro e lo portavano via con sé. Ecco, praticamente il capitale era rappresentato dall'oro e quella era la fuga di capitale. Per cui adesso questo è completamente inapplicabile, non vige questa situazione. Oggi, per esempio, se un qualunque paese avesse dollari statunitensi, si trovano in un conto presso la Federal Reserve. Gli euro si trovano invece alla Banca Centrale Europea. Se si hanno dei soldi in un'altra banca in euro, questa banca ha un credito nei confronti della Banca Centrale. Per cui le banche agiscono da agenti, per così dire. Quando c'è una fuga di capitali, cosa succede? Succede che i dollari, per esempio, rimangono nella Federal Reserve, ma il nome sul conto cambia. I dollari non vanno in nessun posto, cambia solo il nome sul conto. Se qualcuno a New York, per esempio, compra qualcosa da un'altra persona in Messico e si chiama Joe, e l'uomo in Messico si chiama José, il nome sul conto alla Federal Reserve passa dall'essere Joe ad essere José. Praticamente non c'è fuga di capitale, il capitale non si muove. E questo
non significa che una valuta non possa salire e scendere. But there is nothing to worry about non c'è nulla di cui preoccuparsi per quel che riguarda la fuga di capitali quando si ha un tasso di cambio variabile. There are no reserves non ci sono delle riserve da perdere, non ci sono riserve presso la Federal Reserve da perdere. The whole idea is an anachronism. L'intera idea è anacronistica.